Salve e benvenuti a questa nuova puntata del format Piume Letterarie, il programma che dà modo a poeti, scrittori ed editori di far conoscere se stessi e le proprie opere. Abbiamo oggi in studio con noi uno scrittore, Roberto Campagnoli. Ciao Roberto, piacere. Buonasera, buonasera a Ciao, tutti. Grazie. benvenuto. Parlaci un po' di te. Allora, io mi chiamo, come avete detto, Roberto Campagnoli, ho 42 anni, sono di Perugia e sono uno scrittore, mi definisco uno scrittore non da sempre, perché dal 2000 e 15 ho iniziato a scrivere il primo libro. Io vengo da una storia un po' travagliata. Nel 98 ebbi un incidente con la macchina e da allora, diciamo che prima degli anni 2000, non ho assolutamente preso in considerazione l'idea di scrivere, anzi mi sembrava una perdita di tempo. Poi invece, con l'immagine che dico spesso, cioè della grande pentola della mia vita, che è stata mescolata troppo velocemente, sono uscite tante cose. E per sempre alcune cose sono rimaste a disposizione, ma dovrò aspettare molto per riaverle. Nel contempo, però, la scrittura e la pittura, che sono altri, è un'altra mia passione, sono affiorate. E potrebbero benissimo essere rimaste giù per sempre, sarebbero potute rimanere giù per sempre. Invece, ecco, diciamo che ho guadagnato questa passione Ed è che una mi cosa piace positiva molto. comunque. Poi sono due passioni in uno, quindi ricordiamo la letteratura e la pittura. Bravissimo Sì. Roberto. Quindi qual è stata la tua musa? Allora, diciamo che ricordo un giorno un amico mio, io venivo, ero nel bel mezzo di un periodo di assestamento, mi dovevo adattare al mio nuovo periodo, che poi è quello che sarà per sempre. E allora sentivo, questo amico mio sentiva che dovevo parlare con qualcuno. Insomma, mi ha convinto ad andare da una psicologa che mi ha, vedendoci una o due volte alla settimana, non tutti i giorni, mi ha convinto dell'idea di scrivere quotidianamente cose e pensieri che passavano per la testa. Poi quando glieli portavo erano un bel po', e così mi sono convertito a questa disciplina. Quindi ti è Diciamo stata che molto utile. il primo libro è nato proprio per caso, nel senso che non voleva essere una. Non è che ho detto adesso scrivo questi racconti, poi ne faccio un libro. Ho guardato che avevo un bel po' di racconti da parte, ho detto chissà, magari a qualcuno possono piacere. E posso far vedere? Questo è il mio primo libro, Come si che è intitola? Lo specchio trasparente, edito da Midgard, che è una casa editrice di Perugia, e questo è il mio quadro, aperture, e dietro c'è la mia foto e una
quarta di copertina sintetica. Questi sono un insieme di racconti brevi che sono una mezza via fra autobiografici, fantasia e tratti da piccole contaminazioni familiari, di racconti familiari. Complimenti. Riadattati. Quindi disegni. Grazie. Anche tu le copertine dei tuoi libri? Sì, tutti e tre finora. Bravissimo, complimenti. Complimenti. Quanto è importante per te scrivere, Roberto? Diciamo che piano piano ho guadagnato molto rispetto alla forma verbale, nel senso che a volte mi viene più facile passare un'emozione, una descrizione, passarla più per via scritta che verbalmente, perché per via scritta non si può intromettere nessuno mentre tu scrivi. Per via orale guardi la faccia di chi ti parla, di quello con cui parli, potresti subire anche, potrebbe intervenire, non lo so, è qualcosa che mi piace di meno. È più intima comunque sia. Sì. Certo, ma quanto tempo dedichi in media durante il giorno alla scrittura? Ecco, qui vediamo che durante il giorno sono un po' distratto da, spero che non mi capiti l'ispirazione, ma in generale io amo scrivere la notte, perché la notte sono più raccolto, più c'è cioè meno è buio fuori. Certo. C'è cioè meno distrazioni è più rilassante. Ho capito. Ci vuoi leggere qualcosa di quello che hai scritto? Come no? Allora, volevo farli vedere tutti e tre, magari. Perfetto, questo, ora ad uno, vediamo questo qui qual è, questo come si intitola. È un romanzo d'amore, erotico e soft d'amore, scritto, si intitola Mani, e anche questo è un mio romanzo, è un mio dipinto, e l'ho scritto a quattro mani insieme alla mia amica Francesca Lignini, edito da You Can Print questa volta, e abbiamo deciso di affidarci al sistema. Questa è un'immagine che ho trovato su internet, bellissima, due mani che si incrociano, molto molto bella dalla pure. quale dalla quale ho fatto Il quadro si intitola Ieri, Oggi e Due Mani, perché ieri, no, perché ho fatto ecco. Molto profondo. Ieri è quello che è stato sempre, la passione per i dolci, questa mia, quella panna, che fra l'altro volevo svelarle questa cosa. L'ho fatto con la carta stagnola della cucina, quella che si usa in cucina, io ho appiccicata alla tela così con la colla vinavilla. Ma complimenti, cioè con la carta stagnola? Sopra e sotto, e la panna l'ho fatta con il dentifricio. Che ho lasciato una notte ad essiccare e poi l'ho passata naturalmente con il colore agrico. Ah, bellissimo, bellissimo. Questa pratica ha già un nome a livello della pittura? Ha un nome oppure l'hai inventata tu? L'ho inventata lì per lì. E complimenti. Era un po' in 3D, diciamo, si può dire. Invece questo qui, sull'estrema destra, è il manubrio, è una parte del manubrio
deambulatore che uso io in casa e che è il domani, che sarò insomma dopo quell'incidente, è quello che rappresenta il domani, che però al contempo c'è, se si vede qui, c'è una via dopo gli alberi. Bellissimo, qui, sì, si vede. Sì. E quindi si vede una specie di futuro, qualcosa. Certo, certo, complimenti, veramente, è una bellissima idea. Grazie, grazie mille. Invece l'ultimo, che l'ho finito al 2020, fine 2020, quindi è appena uscito, questo è un vero e proprio romanzo, insomma, anche questo, si intitola Tenebre instabili, un caso irrisolto. È un thriller con del mystery, con della suspense, e questo dipinto lo regalai, pensi, a un mio carissimo amico come regalo di nozze, e queste sono due bottiglie di birra che si sono incrinate. Si riconosce la marca, ma non si effettivamente non ha fatto pubblicità, perché non è intera la scritta. E quindi, Tenebre instabili. Con chi l'hai pubblicato questo, Roberto? Con quale casa editrice? Questo qui con Amazon. Ah, è su Amazon direttamente, quindi sì, lo diciamo, certo. Così appunto le persone, sì, ecco, che magari sono interessate ad acquistare questo, il libro. Questo si può acquistare soltanto online. Sul link dedicato ai libri. Se si va su Amazon.it, si scrive Tenebre instabili e viene fuori il mio link, il mio nome, e si può scegliere. Qui c'è sia in cartaceo sia in ebook. Ah, ok, quindi anche in formato Kindle. Sì. Perfetto. Bellissimo. Hai anche una pagina dove magari le persone seguono? Diciamo che su Facebook ho la pagina dedicata proprio a questo. Quindi l'ho costruita, insomma. Diciamo che è anche abbastanza seguita. Quindi se qualcuno ti volesse cercare, basta andare anche sul nome della pagina Tenebre Instabili, sì, e riesce comunque sia a collegarsi anche con te. Oppure e avere... scrivendo Roberto Campagnoli sul motore di ricerca di Facebook, o a questo punto anche di Google. E questo invece è il secondo. Sì, abbiamo una pagina anche a parte? No, questo no, perché l'avevo intenzione di farla, ma dopo vicissitudini varie. Questo mi ricordo, volevo dire soltanto, che l'abbiamo scritto io e Francesca in tipo 6 mesi. In 6 mesi, quindi salutiamo la signora Francesca anche. Francesca sicuramente ci starà, ecco, seguendo. E questo penso che ci ho messo 2 anni. Questo, certo, quindi sicuramente. Certo. Sai. Spesso capita, ci sono magari opere che si scrivono in breve tempo, opere che richiedono comunque più tempo. Ok, quindi vuoi leggerci qualcosa tratto da quale libro, Roberto? Io da quello più fresco, se per voi va bene, cioè dal... No, aspetti, aspetti.
Quale vuoi da dire? quello dal primo, dallo specchio trasparente, che è anche più immediato, essendo un libro di racconti brevi, e D'accordo. magari può rendere più velocemente l'idea. Per esempio, qui c'è il sogno che fra l'altro è uno dei personaggi con i quali mi immedesimo maggiormente. E che insomma, uno scrittore quando scrive ha sempre un dark side Certo. che anche Che lo inconsciamente rispecchia. certo. E questo è la storia brevemente di un ragazzo che era invitato a cena, era invitato alla festa di compleanno di suo amico, e lui non aveva assolutamente voglia di andarci, però ci è andato perché era un suo amico intimo e quindi non poteva fare di questo. È andato lì e lì, se non ci fosse andato, ci sarebbe perso l'incontro con la ragazza che poi gli ha cambiato la vita. Ah, quindi una storia E, d'amore alla fine. sì, cioè, Bello. si immagina perché sui racconti brevi, il bello dei racconti brevi è che chi legge è una sorta di coautore, perché è preso per mano fino a un certo punto e poi viene lasciato si lascia immaginare come possa finire la storia. E Bello. diciamo che questo allora, le leggo. Nel sogno non si vedeva bene dove fosse ancora. Ma a un certo punto lei lo chiamò, fece per voltarsi e trovò le labbra di lei che lo accolsero in un bacio così sconvolgente che a momenti si svegliò da solo. Tenne duro e anzi ricambiò il bacio, sollevandola da terra e rendendosi conto all'improvviso che aveva tutto quello che potesse mai desiderare. Ma sotto sotto sentiva che qualcosa non quadrava, come quando al cinema si immedesimavano i protagonisti di avventure epiche, amori da pelle d'oca, su e giù da brividi. Sentiva che tutto quello non gli apparteneva, che non era fatto per lui, ma solo per essere desiderato da lui. E poi Molto romantico, molto bello, molto intimo grazie. comunque come Sì. sentimento. Bravo Roberto, veramente. Ma a chi Grazie. ti ispiri? I tuoi scrittori preferiti? Cioè, Allora, c'è qualcuno a cui ti il ispiri? mio top scrittore è Stephen King, di Ah, cui quindi ho letto il best. un sacco di libri. Perché fondamentalmente fra questi generi letterari, il genere Che la prediligi? paura, però horror, ma diciamo Moderato, se forse, ci trapiantassimo al cinema, no? io amo più i film. Amo più i thriller, amo più quelli di paura, piuttosto che gli horror alla Dario Argento, Proprio dove si vede violenti. tutto, dove si vede tutto. Amo più immaginare che vedere. Quindi Certo, ecco. certo. E Ma lui. tu di solito,
Sì. Sì, prego. Sì, dicevo, Dica. tu di solito scrivi di più sulle cose che realmente hai vissuto o sulle cose magari in questo caso che sogni o che speri? Ma io diciamo che tendo più ad inventare, ad immaginarmi, al limite posso adattare inconsapevolmente, però non avendo dietro un background, un bagaglio di esperienze fortissimo, è più facile che io inventi le storie. Certo, questo è vero. Ma secondo te si nasce scrittori o magari ci si No, diventa col passare degli anni e delle cioè esperienze? io a 10 anni, per esempio, 12 anni, mi sarei mai immaginato e tuttora, cioè, tuttora spero di diventarlo, ma perché fondamentalmente la verità è che non è che uno può sognare, non è che ci si campa di scrivere. E quindi se uno lo fa per passione proprio. E io ho la fortuna, diciamo, nella sfortuna, ho la fortuna di potermici dedicare quanto tempo voglio, via. Certo. E così come la pittura, però la pittura devo tirare fuori i pennelli, le tempere, l'acqua. Richiede una sistemazione diversa. Questo invece mi basta il telefono, paradossalmente, per buttare giù qualcosa. Certo, ma hai abitudini particolari mentre scrivi? Non lo so, ascolti la musica mentre lo fai, magari No, stai vicino con la tua tazza di tè. mentre scrivo, al limite bevo qualcosa, ma tè o quello che è cioccolato, ma musica no, perché mi distrae. Ti distrarrebbe. Ho letto la notte, prediligo scrivere, quindi col silenzio. E a casa mia tuttora ho il piano seminterrato, che è il tempio creativo, perché è di sotto, insomma, è isolato, c'è una bella poltrona nera e scusi, faccio una. Prego. Perché preferisco scrivere. Prego. Ah, va bene, ma è normale, anch'io ho sete, appena terminiamo vado a bere anch'io. Ecco Hai perché le qualcos'altro mani. da bere? Come? Come? Mi Dicevo, hai credo. qualcos'altro magari che ci vuoi leggere delle tue opere? Sì. Prego, così facciamo un po' di lettura. Allora, questa volta lo prendiamo da Telemedi Stabili. Ok. Bene. Allora, questo diciamo che è una storia che ci tramanda di generazione in generazione, però se cronologicamente attraversa periodi diversi, fisicamente, logisticamente, anzi, ruota sempre intorno allo stesso paesino, anzi alla stessa struttura, alla stessa casa. Allora, prendo una cosa. Un limite invalicabile. Cos'altro nasconderebbero queste grotte? Nessuno lo sa, ma sembrerebbe che la. No, aspetta, ho scelto qualcosa di troppo spoiler. Hai spoilerato Allora, qualcosa, vabbè. meglio no, meglio no. Allora,
Alessandra era convinta di averla rimossa e invece 12 anni non sono bastati. Qualcuno sta bussando alla porta della camera di Alessandra. Tesoro, va un po' meglio? Mamma, ho detto che non voglio parlare con nessuno, e ciò include anche te. Va bene, come vuoi. Se però più tardi ti andasse di mangiare qualcosa, sopra la tavola ti ho lasciato un panino, ma non so se avrò fame, mamma, ma non credo. Tornata a pensare tra sé e sé, fottuto bastardo, come ha potuto farmi questo? Davanti a tutti, e pensare che non me ne accorgessi? Tutti quanti hanno riso, praticamente sono stata sputtanata nel bel mezzo della festa. E poi a chi vorrà. Sì, sì, sembra una parte bella tosta comunque questa, una parte sì. Bella viva. Hai sogni e progetti per il futuro per quanto riguarda la letteratura o anche al tempo stesso anche la pittura? Ma diciamo che allora, io sogno di continuare a poter scrivere, sogno che l'ispirazione mi giunga sempre senza quei blocchi ispiratori. Il blocco dello scrittore classico. Dell'artista in genere. La pagina bianca. Pagina bianca, Finora devo dire che in 5 anni ho scritto 3 libri, quindi... Quindi voglio dire, altro che bianche le pagine, le riempi benissimo. No, va bene, va bene. Per adesso va bene. Va bene, Roberto. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Vi auguro una buona serata e saluto anche gli amici che ci hanno seguito in questa puntata di Piume Letterarie, dandogli appuntamento alla prossima puntata. Una buona serata. Buonasera a tutti.